sono fatto un chinotto del rocks. Sono stravolto, mi scoppia New York. Non ce la faccio più. Roba da pazzi, la mafia non c'è. Ho fatto un business da 11 cents. Non ce la faccio più. Te la do io l'America, te la do io. Sesso, pizza, party, good vibration, rock e margarina, depravation, riserva indiana e musical, portoricani, self control, oh Mr. Reagan, oh bradì, oh bradà. Andando nel Bronx, i pensionati vestiti da Kiss, aia, non ce la faccio più, mi sono fatto un pinotto nel rocks, sono stravolto, mi scoppia New York. Non ce la faccio più. Non ce la faccio. Non ce la faccio più. Te la do io l'America, te la do io. Questo applauso ragazzi, vedete, questo applauso, questo coro grillo vi giunga in tutte le case come forma di augurio e da me e dagli Stravolt Man che ci sono in studio. E vi abbracciamo tutti, iniziamo questa trasmissione, siamo arrivati, siamo tornati indietro dall'America, siamo tornati indietro, sapete benissimo come si salutano in America, io vorrei cogliere l'occasione con voi, adesso il primo giorno che siamo insieme, ci salutiamo come fanno in America, che ti vengano delle mani così, dammelo anche te, prova. Ecco, facciamo così, ciao, ciao. Dovresti farti limare un po' la calluria perché ti steggi le mani. Vabbè, comunque abbiamo visto questa America, siamo stati a New York, poi e basta. Finiti i rimborsi, ci siamo fermati. Un attimo prima dell'esaurimento nervoso siamo venuti in Italia e adesso abbiamo portato questo prodotto che noi vorremmo farvi vedere.
questa America straordinaria che è avrò 2 milioni di cose da dire, non so da dove iniziare. È l'ombelico del mondo, questa l'ho letta un giornale, mi è piaciuta, è un ombelico del mondo, è vero, perché tu arrivi a New York e c'è magari poca America, però c'è tutto il mondo, tutte le razze. Io la prima volta che vai là e vedi un cinese, l'hai sempre visto in televisione che parla, ma vedertelo lì davanti ti viene voglia di vedere se sotto è se è colorato, non lo so, io sono rimasto sconcertato, tutte ste razze che eschimesi, razze, noi a Genova diciamo razze, va bene, con la Z, con la Z, le razze, perché le razze sono pesci, è vero? La razza è un pesce, le razze sono vari pesci, è vero? Scusa, ti ho dato un colpo. Ho visto. Questa cos'è, una razza o una razza? Cos'è questa? Va bene. È un tonno. Un tuo amico ti ha gridato, è un tonno. Va bene, siamo stati fermi. Abbiamo visto eschimesi, grazie mia sorella, eschimesi, fermi, eschimesi, ho visto eschimesi, russi, polacchi, tedeschi, vai in un quartiere, mezzo quartiere a Sodoma e Gomorra, l'altro è Lugano, capisci? È un mondo straordinario, io sono rimasto sconvolto. Poi ogni razza ha un suo clima. Perché tu esci nell'arco della giornata a New York, vi giuro, c'è al mattino meno 20 gradi, perché devono uscire gli eschimesi. Al pomeriggio, all'una, fa 40 sopra zero e escono i negri. Ho visto gli ebrei quelli assitici. Assitici, com'è? Assitici. È una seta, insomma, è una... che assetici? Sono ebrei stranissimi, vi giuro, sono ebrei stranissimi, sono pelati completamente, hanno solo le basette che tutte, hanno due alambicchi che li toccano per terra e hanno in mano il mercato dei diamanti di tutta l'America, girano pieni di diamanti e vanno in giro d'estate, vi giuro, col cappotto nero girano, i bambini anche loro con i loro cappottini, le donne, le mogli pelate, ho visto delle robe pazzesche. I negri, ho visto il negro che è orgoglioso di essere negro, quindi gira come dire, io sono negro, va bene? E uno dice, chi te l'ha chiesto? Vabbè, lo scusi, orgoglioso. Invece, ferma, no, ferma. Invece c'è il negro che vuol diventare bianco, si mette borotalco, visto negri, si stirano i capelli, sai che se li stirano con dei rastrelli, se li stirano poi gli vengono i capelli così. Negri biondi, ossigenati biondi, perfetti, negri tipo Stirling Jean-Jacques, quello che ha gli occhi azzurri di fuori e castani dentro. In tutte le razze si vogliono integrare. Per essere. E in effetti non c'è di razzismo, in America non esiste razzismo, io ho parlato con un americano, ho detto guarda io sono uno dei più democratici del mondo, perché per me, in fondo per me, il negro è il miglior amico dell'uomo.
momento importante, infatti io mi sono cambiato. Dobbiamo fare una telefonata a un personaggio che ha avuto un rilievo e ha un rilievo tuttora nella nostra storia. C'ho il numero qua, adesso lo chiamo. Meno male che non c'è il video. Telefono. Prefisso. Il prefisso. Poi il fisso tutto intero. 7. No. Personaggio molto importante. È stato ed è tuttora in America. È una cosa che io non pensavo sino a quando non sono andato là a vedere, eccetera. Deve averci un telefono lunghissimo. No. Mimmo! Chi è? Mimmo Modugno, sono Beppe Grillo. Mimmo Modugno! Senti che fa, eh? Va bene, senti che fa, eh? Quello che ci costano questi gridolini, Mimmo. Ma la cosa meravigliosa, non ho mai preso un applauso avendo detto soltanto pronto. Sì. Bellissima. Senti, qui siamo tutti gasati. Dimmi. Io mi sono anche cambiato per farti questa telefonata. Ma no, anche profumato me lo dico. Sì, cioè, peccato che non si sente. Senti un po'. Senti, Mimmo, sì. Io andando negli Stati Uniti, a New York, ho scoperto che tu là sei ancora uno, credo, il più grosso personaggio italiano conosciuto negli Stati Uniti. Ti ringrazio. Ecco, sto dicendoti una cosa che ho constatato. E ho constatato anche questo. Tu parecchio tempo fa, anni fa, quando eri in auge con... Cioè, nel senso che... Oh, sto facendo una cappella, abbi pazienza. Cioè, nel senso che eri grande, con Volare, avevi fatto un successo tremendo in America. Ma non solo con gli italiani in America. Tutto il pubblico americano ti amava. Avevi contratti. Macchine lunghe anche... un metro e mezzo. No, eri nel massimo dello splendore e sei scappato dall'America. Io vorrei chiederti il motivo. Ma il motivo, guarda, è semplice, perché mi volevano uccidere. Chi è che ti voleva uccidere? Volevo uccidere gli impresari. O Mino Reitano, che era invidioso. Senti, adesso noi ti costringiamo a ritornare negli Stati Uniti e sarai il nostro osservatore. Beppe, ma hai fatto la domanda, me la vuoi far rispondere? Ah, scusa, credo avessi già finito. No, ecco, perché sono tornato a uccidere di lavoro. Mi hanno imposto di fare 2 spettacoli al giorno per 2 anni consecutivi. Tutti i giorni, ma tu ti rendi conto? Senti, ma ti pagavano in dollari? Certo. E non hai accettato? Yeah. Eri pazzo completamente. Senti, Mimmo, innanzitutto vorrei chiederti un piccolissimo favore, anche per far sapere ai nostri amici che sei veramente tu. Questo potrebbe essere un trucco. Accennaci una cosa a caso, tipo Volare. Beh, questo è un po' offensivo, perché la mia voce dovrebbe essere riconoscibile anche quando non canto. Comunque va bene. Dai. Volare. È lui. Senti, Mimmo, adesso tu parti. Sei all'aeroporto, stai per andare a New York, ci vai insieme, i tuoi occhi saranno gli occhi di milioni di italiani. Ti auguriamo un buon viaggio e un presto ritorno a casa. Un grande abbraccio a te e a tutti quanti. Ciao Mimmo, grazie, ciao. Chi è che paga? La telefonata, per cortesia, l'ha debitata al signor Madugno. Grazie. Giorno che sono arrivati, si sono sistemati a broccolino, in tanti anni non sono cambiati, spaghetti, pizza, Chianti e mandolino, lavorano facendo i camerieri e stanno nei migliori ristoranti,
poi vengono i tassisti ed i barbieri, infine i muratori ed i braccianti, e viva l'America, viva l'America, uè paesà, come ti piace di stare all'America, come ti piace la libertà, viva l'America, viva l'America, viva l'America, uè paesà, come ti piace di stare all'America, come ti piace lo gioco. Del paese mio sono rimasti sempre in fondo al cuore, la nostalgia è una brutta malattia, l'Italia è bella e non si può scordare, però son belli pure i grattacieli e i dollari che qui puoi guadagnare, vuol dire che ti fai due o tre bicchieri, ti scordi tutto e pensi a lavorare. Viva l'America, viva l'America, viva l'America, vuoi paesà, viva l'America, viva l'America, viva l'America, uè paesà, come ti piace portare l'America, come ti piace lo gioco. Però per fare un viaggio di vacanza, quel viaggio che da sempre tu hai sognato, Venezia, Roma, Napoli e Firenze, e vedi quando ormai ti sei invecchiato, però c'è gente furba che ha capito, e ha messo su un'industria assai potente, la grande industria della bella vita, che spende e spande senza fare niente. Viva l'America, viva l'America, viva l'America, uè paesà, come ti piace di stare all'America, come ti piace la libertà. Viva l'America, viva l'America, viva l'America, uè paesà, è sempre meglio che stare in Italia, fare cipolle col cancalà, è sempre meglio che stare in Italia, fare cipolle col cancalà, è sempre meglio che stare in Italia, fare cipolle col cancalà. Sapete tutti cos'è la statua della libertà. Una caratteristica è che è verde come i dollari, forse simboleggia il fatto che se uno non ha i dollari non ha neanche la libertà, non lo so. Ma non sta male, né è morto né niente, è l'antifurto della macchina. Cioè, ti giuro. Come tocchi la macchina, si mette in piedi, ah, e grida come un altro. Questo è un ex commercialista, perché la vita americana della City è stressante al massimo, lui è un geometra e allora tanti professionisti sono ridotti a fare i barboni perché non reggono il ritmo. Questo è un ex generale dei carabinieri, vedete la banda sui pantaloni. Ecco, questo è un personaggio interessantissimo perché è conosciuto in tutta New York. Lui decora i semafori, cioè, ecco, mette dei fiori e di una seta religiosa a favore del verde del semaforo. Cioè, lui ama i semafori verdi e basta. Allora li decora con dei fiori, vedete? Ripone dei petali per un altro semaforo. Ecco. Adesso fa una specie di danza propiziatoria per il verde, guardate, ecco, è scattato il verde, vedete? Le macchine si fermano. Lui prende il suo borsello e se ne va. Gente strana, ragazzi, gente strana. Ecco, questo è un regalo che aveva nell'ingresso, un magnate americano, l'ha regalato alla City, sapete, fanno questi regali, questa è un'opera pop intitolata Capriccio di Rigattieri.
opere così ce ne sono sparse in tutta New York. Questo, ecco, le ultime parole che ha detto quasi quasi ci passo. Questo è uno dei fratelli Caltagirone che gira per finanziamenti. Guardate Moser come si è ridotto dopo che si è sposato. È diventato anche negro, roba da pazzo. Ecco, qui siamo nel quartiere, diciamo, bene di New York. Vedete, il Plaza Hotel è situato di fronte a Central Park. È il luogo di incontri degli americani, delle americane. Queste teenagers... 48 anni. Queste sono due ragazze stipendiate dalla RAI che fanno finta di conoscersi adesso. Ciao, come va? Tutto bene in casa? Guarda cosa ci tocca fare per $3. Questa è una libera iniziativa del nostro regista, infatti l'inquadratura coperta appunto da maniaco sessuale. Comunque, questa è la Quinta Avenue, ecco, vai avanti, la Quinta, ricordatevela, che è la strada più chic di New York. Tutti i negozi sono con articoli italiani, perché gli americani ci cadono. Vedi quella giacca a 2,5 miliardi, un pantalone con righetta, e la donna americana sogna la roba italiana, sogna quelle cose lì fatte al tornio. Luogo di appuntamenti, Wellington Jewels, che vuol dire appunto Wellington Jewels, e questo è un cornetto misto di plastica, e questo è un pub all'aperto dove ci si ritrova per bersi quelle, non so, 2 o 3 formaggio con il polistirolo. Qui mi supero, eh? Qui siamo nella 42esima, detta la fogna di New York. C'è tutto, corruzione, prostituzione, abigeato, tratta dei moscerini, c'è tutto. Qualsiasi cosa viziosa lì si può trovare. Questo non si sa perché faccio vedere la maglietta. Una via dove io mi trovo subito a mio agio. E faccio l'uomo da marciapiede, guarda che espressione. Guarda. Ecco, ferma un attimo. Torna un po' indietro, grazie. Ecco, ora io poi mi dicono che le cose... Ecco, ferma un attimo. Ora dimmi te cosa ci fa una su un semaforo. Ma guarda che non è mica costruito. Io non so quando è uscita la mamma, le avrei detto, dove vai? Guarda, si dimmi un attimo sul rosso e mi guardo 2 gialli. Vai avanti. Roba da pazzi, roba da pazzi. Questo è scemo, perché... Ecco, una cosa interessante è che negli angoli delle strade di New York si trovano questi che giocano a scacchi. Ma scacchi, e scommettono su tutte, gente pericolosissima. Alcuni giocatori di scacchi sono ferocissimi. Gente che invece di mangiare il pedone morsicava i passanti. Vedi il naso che respira... Guarda che porpora c'ha quella via. Ecco, questo è uno che ovviamente ha una fiducia nella gente. Ecco, vorrei sofferma un attimo. Ecco, questa è una vetrina erotica. Infatti vedo delle espressioni che... Guarda che uno passa, vede lì e dice, Dio mio, guarda che mani che c'ha, che se ti dà una stretta con quella mano lì. Questa è la vetrina erotica del vizio, dove puoi comprare delle cose peccaminose. Vai un po' leggermente avanti, ecco, vedete, vai avanti proprio in modo normale. Ecco, gli americani al peep show
quando ci siamo a Pitti Show proprio. Ecco, questo è un negozio che troviamo per la strada dove vendono articoli per droga, vedete? Questo si è fatto un overdose nei pantaloni. Film di violenza, di sesso, gente poco raccomandabile per la strada. Ti può succedere di tutto. Questo è uno pagato, si è visto. E questi sono ristorantini con vista sul marciapiede. Guarda avanti, quello lì che mangia. È pazzesco, è pazzesco. Ecco, qua ci sono, ecco, i localini, vedete, girls, models, e sono spettacoli così di varietà con queste modelle. I've got an itch just like
casalinghe dove puoi trovare delle ragazze molto belle, così fare degli incontri rilassanti. Questa si chiama Ugo, è impiegata al catasto. E questa è Cinzia, che ha le gambe mocchettate. Gli mangia sempre i capelli a quello lì, è roba da fare. Questa è, ferma un attimo, ecco, questa è una via, è un vicolo cieco ormai da anni, non l'hanno più aperto, vai avanti, grazie. Mesi che manchi dall'Italia. Chi è questa? Chi è? Datemi una A! A! Una B! B! Un'altra B! B! Una E! E! Una L! L! Anche una A! A! N! N! E! E! Cosa viene? E! B! Lega! No! 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 Love a man, oh, where can you be? I've heard it said that the thrill of romance can be like a heavenly thing. I go to bed with a prayer that he'll make love to me. Strange as it seems, one day we'll meet and I'll dry all my tears, then whisper sweet little things in my
siamo nel Bronx, sono gli Angels, è una comunità molto pericolosa. Vedi che sorrisi che hanno comprato. Ecco, vorrei farvi vedere questo. Questo è il giubbotto che ha su una ragazza e c'è scritto Property of Lui, cioè di proprietà di lui. Lui, cioè L-O, non si capisce. I 13 sono i morti e 69 sono i feriti gravi che ha fatto lui. Quella lì è la targa. La targa di X Bronx NI New York. Vai avanti. Bambini a 2-3 anni bevono birra, a 7 acido muriatico. Questo è uno dei capi, la moglie. È veramente una comunità, la polizia non si addentra in quella zona del Bronx. E sono gente che vive di commercio di droga, tratta di giubbotti. Effettivamente sono pericolosetti. Ecco lì la foto del designer della maglietta. Vai pure avanti. Ecco, si gratta un attimo perché ha... Questa è una festa tipica newyorkese. Gli americani. Viva Santa Rosalia e viva San Gennaro. Viva Santa Rosalia e viva San Gennaro. Una volta gli hanno attaccato 10.000 lire e si è scrollata via. Questo è un negozio che sta ad Arlen, nell'Arlen portoricana, dove vendono feticci di qualsiasi religione, indiana, induista, calabrese. Ci sono tutte le... Ecco, questi sono i pupazzetti voodoo per gli spilloni. Puoi mandare una diarrea a 2000 km di distanza. Cose vere, cose tutte vere. Ecco, attraente, despoio, sono bagni schiuma alla naftalina. Questa è una setta di adoratori dell'originale. Questo... Ecco, dei indiani. Ma ecco... Vai lentamente avanti, questo è il funzionario della terza rete. Vai avanti, questo è il funzionario della prima. Tutti i feticci di tutte le religioni. Ingredienti per fare intrulli pazzeschi, Madonna, Santini, un santo socialista, Madonna con bimbo, c'era di tutto, insomma, il santo dei... Ecco, questi sono tutti i bagni schiuma, St. Clara spray religiosi. Ecco, fermo un attimo, questi spray esistono, ce li ho qua, aspetta che li ho portati. Vorrei farveli vedere perché c'è da diventare pazzi. Questo è un aerosol della Santa Cruz de Caravaca. Cioè, leggo, Oremus. Cioè, tu qui, c'è uno che gli fai, come va? Hai fatto la preghiera? No, non ci credo. Non ci credi? Cioè, senti che odore. Cioè, dopo questo qui, se questo odore si mette a pregare 2 ore. Questo è un bagno schiuma, vorrei inquadrarlo per piacere. Guarda un po' cosa c'è qui. Bagno schiuma contro l'invidia. È
Ascolta lì, tu ti fai un bagno a schiuma con questa cosa qui, ti corrode tutto, chi ti invidia più? Roba da... Poi ce n'è un altro, San Martín, Parfum de los Pobres. È un desodorante per la casa, questo è un altro, è cattolico, infatti se tu, cioè no, è contro i cattolici, è buddista, se tu lo dai a un cattolico, glielo spruzzi addosso, questo si dà fuoco, diventa un buddista. Questi sono altri spray del Cobra, deodorante, sì, ma scusate un attimo, senti, fai, ti fonde le narici, senti, te lo dai in casa, tieni lontano tutti. Io questo qua l'ho spruzzato nello zerbino del vicino, gliel'ho disintegrato. Tutte cose, vedete? Tutto de amor, love, vedi? Ti fai uno shampoo, salti addosso alla portinaia, cose terribili, cose terribili. Questo è il negozio, l'insegna gigantesca del negozio. Botanica, Chango. Siamo nella Harlem portoricana. La zona più povera, credo. Ecco, è da notare una cosa. Ecco, queste sono chiese, quello lì è un curato. Torna un po' indietro che lo vedo. Ecco, vai, ecco, è un curato, sì, non è troppo curato, però. Ecco, c'è una cosa che vorrei dirvi, ragazzi. No, veramente. Ognuno lì, chiunque si può aprire una chiesa. Cioè, tu con $3 iscrivi il nome della chiesa, guarda che sono cose pazze, ti fai una chiesa per gli affari tuoi. Cioè, io a Genova potrei farmi, non so, la chiesa Jesus, Grillo, protettore dei risparmiatori, non lo so, e troverai i fedeli, te li immagini, e c'hanno i fedeli, è lì il lato drammatico, perché uno può anche impazzire e farsi le chiese che vuole. Ma trova gente che ci va dentro, te li immagini, andiamo da Bacicalupo in chiesa o da Grillo? Andiamo da Grillo che ci facciamo anche due risate. Cose da fare, vai pure avanti, vai avanti. Tutte chiese. Tutte chiese. Ecco, ferma un attimo, torna indietro un attimo, vorrei farvi osservare che è sempre la quinta strada, quella che abbiamo visto piena di negozi, la via più chic di New York, arriva, è sempre la quinta, a Harlem, nel quartiere più povero, con i negozi che vedete, andate avanti, con la più nera povertà, con i negozi. Ecco, adesso sta aprendo una boutique, cosa non so cosa, però personaggi incredibili. Posto lì, è un ghetto proprio, una negra svedese, un gallo da tartufi, perché è pazzesco, ci sono. Ecco, forse una nota, ecco, bella, allegra, sono i giovani universitari, vedi, allargano le braccia, disponibili a tutto, allegri, e forse la gioventù. Questo è appena si accorge di essere ripreso. Ma sono. E questo è il Harlem sempre. Yeah.
sweet love, my sweet love, my sweet love. I really want to see. Cerca questo, altro che Chichina, stai a vedere cosa sta cercando. Questo è un, ecco, questo è un personaggio incredibile, è uno che raccoglie proprio la, ma aspetta un momento, raccoglie, vi giuro, la cacca di cavallo, perché l'altra no, perché gli fa schifo. Guardate, è originalissimo, tutto viola, berretto, guanti. Io pensavo fosse di una setta religiosa, infatti mi ha dato degli opuscoli, voleva farmi credere che era di una setta religiosa, invece poi ho scoperto che tutto il prodotto che c'ha lì nello zainetto poi lo vende a dei ristoranti italiani. Ed è un personaggio conosciutissimo a New York. Di sbandamento, perché vedendo tutte quelle cose lì. Ecco, qua siamo tornati. Ecco, siamo di nuovo nella via elegante, le vie eleganti. Ecco, New York è una città straordinaria perché? Perché con $100 puoi diventare l'uomo più ricco della città, è il più invidiato, il più guardato. Ti affitti una Rolls Royce, puoi conoscere donne per la strada, questa l'abbiamo beccata lì con la Rolls Royce, perché gli americani con le macchine, sai, europee diventano pazzi. Questi sono
Ecco, la invito a cena, perché i rimborsi Rai non arrivavano oltre. Con $100 ti affitti una Rolls Royce con autista. Mi mangio il mio cane caldo, la imbocco, vedi? Ecco, una Rolls Royce, vedete il muso della Rolls Royce? Ecco, se torni un attimo indietro, lo vediamo. Eccolo lì. Quello lì è il muso dell'autista. Il muso della... ecco, la Rolls Royce è d'oro zecchino. Sì, ma sai, gli americani fanno le cose, è un radiatore d'oro. Poi c'è il pistone d'alluminio e poi hanno le batterie di platino, cose. Vai pure avanti. E io lì mi sfogo e... ecco, lì mi sfogo. Eccolo lì, lo vediamo meglio. Ecco, lì do dollari, vedi? Distribuisco soldi dell'uomo invisibile, vedi? Lì mi do fuori, do... e lì mi accarezzo questo benessere. Ah, sì, la pelle umana, sì. Qui è... mi sto truccando con i mezzi messi a disposizione della Rai. Guarda qui però, ecco, guarda questa scena, guarda come sono a mio agio, guarda. Puoi ripetere un attimo, scusa. Torna un attimo indietro. Ecco, puoi tornare indietro da quando sono seduto, ecco, lì torno indietro. Guarda che perfezione come saluto l'autista, eh. Perché non gli dico, cioè, il segno con la testa, guarda. Stai a vedere. Ecco l'autista che ritorna nelle sue posizioni, grazie Vitaletti. Dinamo Viola era sempre il mio massimo, è stato il mio massimo. Guarda, ecco, vai pure avanti da lì, guarda il cenno col capo che faccio a lui, guarda. Vai pure avanti, vedi, mi tolgo il sigaro e faccio... non si è visto niente. Ora entriamo... ecco, questi negozi... della Quinta... ecco, vedete, degli omaggini da per mandare a casa. Ho pensato, ecco, ferma un attimo, ho pensato anche a voi. Ho il pacco qua, lo levo perché poi mi dite che non vi porto mai niente dall'America. Ti ho portato una cosettina presa lì da cosa? Qui chi ce la mettiamo questo? Beh, no, questo è un bel soggetto. Guarda che bel soggetto, incoroniamo lui. E lei, facciamo questo diademino qua. Datevi un bacino, dai, regalo. È caduto, lascia stare. Poi questo te lo metto a te, quest'altro uno a te. Guarda che bello, stai attento a non perdermi tutti i diamanti. Questo nelle orecchie, te lo metto nelle orecchie così. Questo no, è un parabrezza per gente che va a piedi, perfetto. Vai pure avanti. Possono Van Cleef & Arpels, il famoso Tiffany, fa anche tabaccheria Tiffany. Ecco, questo è uno uguale a Don Lurio, guardalo, guarda un po' se non è uguale, è pazzesco. Vai un po' avanti, no, Don Lurio è più piccolo, guardalo un po', guardalo un po'. Ti dico che uno è un soggetto uguale, c'è pieno di soggetti uguali. No, Don Lurio è quello dietro, lo vedi? Vai avanti, vai avanti. Infatti lì siamo stati un po' in dubbio. Guarda come mi fumo quello. Ah, sì. Un giorno da milionario, lì sto leggendo il secolo XIX. Ecco, ora osservate da dietro, punta un ragazzo in pattini, lo vedete? È un ragazzo negro ma simpaticissimo, e lì, ecco, ci segue, gioca con noi. È il massimo per un Rolls Royce essere seguito da uno dei pattini. E poi, ecco, adesso mette la freccia, mi sorpassa, ecco, e lì mi viene in mente, scusate un attimo, mi viene in mente una massima, ecco, vediamo che ci sorpassa, gioca ancora, e la massima qual è? Ma non è meglio un giorno da milionari, per me, che forse i soldi, il benessere, la Rolls Royce, non ti servono a niente se poi uno ti sorpassa coi patini, è un ragazzo così. No, dicevo, aspetta, uno che ti sorpassa con la gioia di vivere,
può sorpassare anche una Rolls Royce con la sua gioia di vivere e arrivare prima. Ecco qual è la massima. Non è vero! Non è vero, perché se passi una con la Rolls Royce, poi passi, ti schiaccia come un verme. Ti schiaccia. Vai avanti. Provinciali. Queste autostrade sono state progettate da un architetto che prima faceva il parrucchiere, infatti vedete che sono uguali a dei bigodini. Abbiamo visto New York. Fammi vedere la gola. Abbiamo visto New York con tutte le sue contraddizioni, però ragazzi, di base c'è che è una città fantastica. Ti sciocca da tutte le parti. Io sono arrivato all'aeroporto Kennedy, you know, Kennedy. Esco dall'aeroporto e ti vedo ste autostrade. Autostrade e una Prince. Ho visto una Prince, quelle LS, lusso sfrenato. Ho detto, vado subito indietro, me ne torno a Genova, per l'amor di Dio. Perché le macchine americane, come pensiamo noi, quelle enormi, sai quelle macchine americane dove entri, c'è il giardinetto, c'è il bar incorporato con due entrepreneurs lì, buonasera, non esistono più. Si sono buttati gli americani sulle macchinette giapponesi, quelle piccolissime che per entrare fanno dei lavori, gli americani fanno dei corsi yoga che non ci stanno dentro. Adesso dietro queste macchine giapponesi piccole si sono accodate le nostre europee macchine e gli abbiamo mandato delle macchine eccezionali. La Dauphine, quella che ha una tenuta di strada che nei posteggi capotti. Ho visto la DAF Variomatic, che è una macchina che fa anche gli orli ai pantaloni. Hanno questa cosa, guarda, hanno queste cose delle doppie funzioni gli americani, no? Sono abbastanza complicati gli americani in queste cose. In effetti in casa gli americani si mettono, ad esempio, tu hai una lampada in casa, è una lampada che accende, no, là, in America no. Cioè, in America c'è questa che è una lampada che è anche frullatore. So. Poi ho visto io in casa di un americano una testa di faraone egiziano, come soprammobile, schiacciavi l'orecchio, usciva il caffè dal naso e i biscotti dagli occhi, roba da pazzi. Ho visto quadri double fass, che erano indecisi, lo avevano appesi nella stanza, davano delle testate dentro, cose da pazzi, perché è il benessere che c'è in America, c'è un benessere incredibile. E da cosa si misura il benessere? Dalla spazzatura. Si misura dalla, hanno tonnellate, non come da noi, hanno tonnellate, è uno stato simbolo la spazzatura. Da noi la spazzatura com'è? Non c'è da ridere, scarsa, bruttissima, cioè ti vergogni un po' con la spazzatura. Tu ti fai il tuo pacchettino, di notte scendi, non ti vede nessuno, mischi il tuo sacchettino insieme agli altri, perché dentro il sacchettino c'è un po' di te stesso, c'è un po' della tua personalità, vedi che sei riconosciuto, c'è un po' della tua personalità, no? Là invece, vi giuro, là la spazzatura la mettono nei sacchetti di cellophane.
trasparenti e buttano via televisori con garanzia. Mangianastri, cani di razza vivi. Ho visto buce, che buce, non le buttano via, se le mangiano le buce in America. Buttano via la polpa del frutto e si rubano la spazzatura l'uno con l'altro, perché denota ricchezza, più spazzatura hai più sei ricco. Allora vedi gente che prende il tassi negli altri quartieri dove non è conosciuto, ruba i sacchetti dell'immondizia e se li porta a casa sua davanti al vicino, come dire guarda che spazzaturina c'ho io. In Italia non c'è bisogno di avere spazzatura, di andarla a rubare, perché basta che metti dal portone un cartello con scritto divieto di discarica, ti arrivano tonnellate di spazzatura da tutta Italia. C'è pazzesco, va bene. E c'è anche, ragazzi, credetemi, c'è anche la spazzatura umana a New York. No, non c'è da ridere, i ghetti. C'è una via che si chiama la Bowery, sì. Bowery, e cosa vuoi? Mi dice Bowery, mi corregge e mi dice le cose che dico io. Bowery è la via degli alcolizzati, sono tutti alcolizzati, dal primo all'ultimo, tranne uno che lo conosco. L'ho conosciuto, poveraccio, c'è l'unico astemio che è in crisi esistenziale, perché è un emarginato tra gli emarginati, che è il massimo. Come mi ha visto, mi ha detto, grillation, non è possibile. Mi ha detto, non è possibile, io qui non bevo, sono tutti alcolizzati, mi gridano delle cose per la strada, mi gridano, brutto sobrio che non sei altro, che quando rincasi non fai neanche baccano, che hai un alito, che c'è di un profumato che fa schifo. E si sentiva proprio mistificato di questo. E c'è, New York è anche una città di vizioni, una città di vizio, vengono da tutte le parti dell'America a New York, perché c'è la 42esima, dove ho visto io, ma roba da pazzi, ho visto io, in un posto dove paghi un dollaro, entri, così di gente. E c'è una in una gabina di vetro, nuda, vabbè, nuda, se aveva una mutandina, diceva, avevo una mutandina, è nuda, e col telefono, che arrivi lì, paghi un dollaro e questa ti dice, dimmi delle... offendimi, e ho visto uno che gli diceva, maleducata, di più, disgraziata che se non sei altra. Poi è andata a casa la moglie e ha detto, birichina, cosa c'è da mangiare? Bah, due schiaffi, l'hanno ricoverato tre giorni. Il vizio, ci sono figure stranissime, prendi Screw, un mensile, c'è la figura erotica della dominatrice. La dominatrice è una bellissima, stivali neri, sai, con fruste a 12 corna di gatto, cose. È una clientela selezionatissima, avvocati, ingegneri, sai, gente, capitani di industria abituati a comandare, no? Arrivano lì e la dominatrice dice, "Toh! Hai rubato la marmellata?" Io no, dominatrice, te lo giuro. Sì, che hai rubato, sì, ho rubato anche due marron glacé, uccidimi, dominatrice. Quando si lavori tu, ferma, ferma. E c'è... E ci sono, e c'è una convivenza straordinaria. Ad esempio, vedi, nelle vie c'è la porta di una casa chiusa e attaccato la Lega Antiprostituzione. Adesso, magari è lo stesso tenutario, non lo so io, perché sono di un bigotto lì, ragazzi. Sono bigotti, infatti negli alberghi ci sono, sì, anche puritani, negli alberghi ogni camera ha la Bibbia. E tu per leggere un po', così alla sera vai lì, ti leggi 3600 pagine della Bibbia, svieni, non dormi. Comunque, leggi, alla terza pagina c'è sempre scritto, vi giuro, se queste parole non ti sono state di conforto, fai il 2724, che ti risponde Barbara, la viziosa sacerdotessa, roba da pazzi, ragazzi, cose da pazzi, i testimoni di Geova. I testimoni, no, Genova, Geo, questi testimoni, a Genova c'è pieno così di testimoni, là c'è la capitale dei testimoni di Geova, hanno tipografie più grandi del mondo, vi giuro. Sapete chi sono i testimoni di Geova, no? Sono quelli che arrivano, sai, magari alla domenica mattina nel bagno, senti suonare, apre, lei è in errore, cosa, ho sbagliato bagno a schiuma, perché sono cose pazzesche, senti stranissime, vi giuro. C'è gente che pensa, c'è gente ancora che pensa che la terra sia piatta e che gli australiani dall'altra parte camminino con le ventose per non cadere.
siete anche pericolose, i pugnalatori delle formiche, gli accecatori di zanzare. Infatti sono pericolose, ve le ricordate? I seguaci di Jones, il reverendo Jones in Guyana, che avevano bevuto l'aranciata, tutti morti, avvelenati, che uno prima di morire, mentre beveva l'aranciata, ha detto: è amara in un modo pazzesco.